Buonasera, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Terzo Tempo Live. Ci occuperemo diffusamente del campionato di Serie C perché si è da poco concluso il match del Teramo che ha pareggiato 1-1 in casa con il Renate e comunque un punto importante in chiave salvezza. Tra l'altro Teramo in 10 dal 77esimo espulso Speranza, chiara occasione da gol o meglio fallo da ultimo uomo, dunque ha resistito il Teramo che aveva sbloccato il punteggio su calcio di rigore nel secondo tempo con Bacio Terracino. Il pareggio dei Lombardi della Renate, dicevoli, allenati dicevoli, è arrivato sempre dal dischetto. L'autore del gol, l'ex Antonio Palma, prima delle immagini, prima di ascoltare il nostro inviato alla Bonolis Paolo Durante, vediamo il quadro completo dei risultati. Eccoli qui: Sud Tirol batte Fano 2-0. Si è giocata la 34esima giornata nel campionato di Serie C. Triestina batte Padova 1-0, Fermana 1, Gubbio 0, Mestre Vicenza 0-0, Teramo Renate, appunto come detto dianzi 1-1, partita caratterizzata da due rigori. Bassano in vantaggio sulla San Benedettese 1-0, si giocano i minuti finali di questa partita, siamo all'80esimo, poi Ravenna Reggiana 0-0, la partita è appena cominciata, circa 10 minuti per la precisione, 8, Albino Leffe, Feralpi Salò, si giocherà alle 20:30, hanno riposato Pordenone e Sant'Arcangelo. Per effetto di questi risultati, vediamo la classifica aggiornata. Ricordiamo che il Teramo domenica prossima affronterà la difficile trasferta di San Benedetto del Tronto, poi ci sarà un turno di riposo per i biancorossi di Ottavio Palladini. Di nuovo un'altra trasferta a Fano nel penultimo turno della stagione regolare e poi chiuderà il Teramo in casa con la Reggiana. A questo punto il Teramo è salito a quota 33, sono sempre 4 i punti di vantaggio sulla zona play-out quando restano da giocare ai biancorossi 3 partite. Ripetiamo, San Benedettese in trasferta, Fano sempre in trasferta dopo il turno di riposo e poi il Teramo chiuderà in casa la stagione regolare con la Reggiana. Ricordiamo altresì che retrocederà una sola formazione in Serie D al termine però dello spareggio tra ultima e penultima della graduatoria. Tra l'altro il Vicenza si dice che debba essere ulteriormente penalizzato, il Vicenza ha già 4 punti, sono già stati inflitti 4 punti di penalizzazione al club veneto, il Vicenza sarà penalizzato di altri punti, si parla di altri 4 punti di penalizzazione per la formazione vicentina. Allora possono partire le immagini di questo match, il Teramo con il 3-4-3, il rientro di Sales nel trio di centrali di difesa completato da Caidi e Speranza, il portiere Calore, Sales abbiamo detto centrale di difesa, Sales esterno con Caidi, Speranza e Milillo, trio di centrali di difesa, Sales e Ventola sulle fasce, Graziano e De Grazia nel cuore del reparto nevralgico, Bacio Terracino, Gondò e San Domenico a comporre il tridente, il Renate col 3-5-2, Di Gregorio tre pali, Di Gennaro Malgrati teso appunto in difesa, Anghileri, Simonetti, Pavan, Palma e Vannucci a centrocampo, Finocchio e Lunetta in attacco. La prima conclusione dell'ex Antonio Palma che trova pronto il portiere del Teramo Calore, poi Lunetta il fuorigioco, l'arbitro fischia il calcio di punizione fuori del Teramo, l'arbitro Zingarelli di Siena, comincia meglio la formazione ospite, cross di Vannucci, provvidenziale la chiusura di Milillo in anticipo su Simonetti al 17esimo, altra azione pericolosa per la squadra dicevoli, Finocchio dalla distanza, Calore non si fa sorprendere al 19esimo, sinistro di Vannucci dalla lunetta dell'area di rigore, Caidi devia, la palla sorvola di poco la traversa della porta teramana. Al 29esimo si sveglia il Teramo, il gran lancio di Sales per San Domenico che vede l'inserimento di De Grazia e c'è il miracolo in uscita del portiere Di Gregorio. Rivediamo questa stupenda parata dell'estremo difensore lombardo, davvero decisivo nella circostanza su De Grazia. Al 39esimo punizione di Gondò, carambola su Milillo, ancora determinante il portiere Di Gregorio.
Passiamo con le immagini al secondo tempo, il calcio di rigore in favore del Teramo, c'è questo intervento di Teso su Graziano, tra l'altro ex della partita, militato lo scorso anno per 2 anni nel Renate, l'arbitro non ha dubbi, Zingarelli di Siena indica il dischetto sul punto di battuta, Antonio Bacio Terracino che spiazza il portiere di Gregorio, il nono sigillo in questa stagione per il numero 24 biancorosso, c'è la risposta del Renate con questo colpo di testa di Malgrati, il capitano che timbra la traversa. Al 54esimo c'è il contropiede di Lunetta, guardate, un assolo pazzesco ma è altresì prodigioso il recupero di Ventola che strappa applausi, complimenti a Ventola, classe 97 di proprietà del Pescara ex maceratese, 55esimo uscita tempestiva di calore su palma liberato da Lunetta e poi al 57esimo altro rigore, non è molto chiaro, c'è l'intervento di De Grazia su Pavan, De Grazia secondo noi colpisce il pallone, tant'è che il pallone, come potete vedere dalle immagini, viene liberato proprio da De Grazia che probabilmente colpisce anche il giocatore, per insomma episodio tutt'altro che chiaro, e Palma spiazza a calore, l'ex della partita 1-1 al 58esimo, poi c'è una serie di avvicendamenti, entra per esempio Ilari nel Teramo, il suo sinistro trova pronto come sempre Di Gregorio, l'estremo difensore del Renate, poi ancora Ilari, l'assist su calcio di punizione, la girata di Panico, entrato in corso d'opera, la palla sorvola di poco la traversa della porta lombarda, attenzione perché c'è l'espulsione di Speranza, al 77esimo si addormenta Speranza, bravo nella circostanza Lunetta che costringe al fallo da ultimo uomo il capitano del Teramo, ingenuità di Speranza, Teramo in 10 uomini, 77esimo dunque 13 minuti più recupero di 4 in inferiorità numerica, Palladini ridisegna la sua squadra, ma al 92esimo il gran destro, il gran diagonale di Di Gennaro, simile ad un niente alla destra della porta difesa da Tomas Calore, dunque brivido nel finale per la porta teramana, finisce 1-1 e comunque un punto importante in chiave salvezza per la squadra di Ottavio Palladini, sono le 18:44, non so se siamo già in condizione di collegarci col nostro inviato Paolo Durante che si trova naturalmente nella sala stampa dello Stadio Bonolis per le consuete interviste post partita, chiedo lumi naturalmente alla regia capitanata da Danilo Cinquino, c'è Paolo? No, non c'è ancora Paolo Durante, allora proveremo naturalmente a richiamarlo, allora facciamo anche una panoramica nel campionato di Serie D, se ce la faremo riusciremo a mandare in onda anche 2 contributi del nostro inviato per la partita L'Aquila Matelica, Enrico Giancardi che ha intervistato a fine match i 2 allenatori per Francesco Battistini e Tiozzo, tra l'altro L'Aquila ha fatto registrare la grande impresa della domenica battendo in rimonta la capolista Matelica, allora andiamo da Paolo Durante per le interviste del dopo partita, 1-1 tra Teramo e Renate, comunque un punto positivo da apprezzare in chiave e salvezza perché gli altri risultati sono stati praticamente favorevoli al Teramo. Paolo. Buonasera ai nostri telespettatori, dici bene, è un punto che comunque muove la classifica, tra l'altro il Teramo nella parte finale del match contro il Renate terminato 1-1 ha giocato per un quarto d'ora, forse anche qualche minuto in più, in 10 uomini per effetto dell'espulsione al capitano a Speranza per fallo da ultimo uomo, quindi ha rischiato anche nella parte finale, proprio nei minuti di recupero, di incassare il secondo gol dal Renate, dunque bene così, un punto che il Teramo si tiene stretto anche se il Renate fa lo stesso ragionamento perché il Renate, la squadra brianzola sta praticamente correndo per un posto nei playoff, quindi un punto ciascuno, un rigore ciascuno nel secondo tempo, è andato in vantaggio prima il Teramo e poi c'è stato il pareggio della formazione brianzola. Nel primo tempo però il Teramo ha avuto un paio di buone, limpide occasioni per passare in vantaggio, ne ricordiamo soprattutto una intorno alla mezz'ora capitata a De Grazia, tu per tu con il portiere ospite, gli ha tirato addosso, peccato perché
in quel momento. Sì. Beh, Paolo, più che tirare addosso è stato, io adesso ho già mandato in onda proprio il filmato, è stato strepitoso l'intervento in uscita di Di Gregorio, è stato molto bravo. Sì, forse se vogliamo proprio il pelo nell'uovo, De Grazia si era allungato leggermente troppo il pallone. Intanto Massimo, qui c'è Milillo, è arrivato in mixed zone, magari vi facciamo sentire qualche dichiarazione da parte di Milillo. Va bene. Una vittoria invece è arrivato soltanto un punto. È un punto che ci sta stretto perché oggi serviva vincere, però viste le circostanze, l'espulsione di Ivan, alla fine diciamo che il punto ci è andato bene per come si è evoluta la partita. Un primo tempo in cui il Teramo ha avuto le occasioni migliori, poi però nella ripresa avete anche rischiato nel finale di perderla la partita. Sì, nel primo tempo abbiamo creato un sacco, abbiamo avuto delle occasioni per far male, non le abbiamo sfruttate e comunque il secondo tempo siamo riusciti a trovare il gol tramite un rigore. Dovevamo essere un pochino più attenti, un pochino più pronti sulle gambe per evitare comunque di riprenderlo nel momento successivo e dobbiamo cercare di evitare tutti gli errori per portare a casa la vittoria. Tra l'altro proprio nel primo tempo hai avuto tu una buona occasione per segnare, no? Su quel calcio di punizione di Gondò la barriera praticamente ti aveva servito un assist. Sì, diciamo che me la sono ritrovata quasi sotto i piedi e la mia prima intenzione è stata quella di servire San Domenico all'interno dell'area, che l'avevo vista con la coda dell'occhio, però sfortunatamente il portiere in uscita me l'ha parata col piede, quindi mi dispiace perché comunque avevo preferito fare un passaggio gol che provare il gol. Racconti anche il calcio di rigore concesso al Renate. È stato un calcio di rigore un pochino rocambolesco perché non lo so se c'era o non c'era, è stato diciamo una palla mezza e mezza tra De Grazia e un giocatore loro, adesso non mi ricordo il nome, e c'è qualche arbitro può anche non darlo perché non è stato evidente il contatto. Questa volta l'ha dato e ci ha punito quello. E questo era appunto il difensore centrale Milillo, sì, che ha risposto alle domande anche di una collega. No, infatti sul rigore, sì. Paolo, effettivamente sì. Ha ragione Milillo, che tra l'altro ha disputato un'ottima partita perché è stato un suo intervento provvidenziale nel primo tempo a togliere il pallone dalla testa di un giocatore Renate, credo Simonetti, che altrimenti avrebbe concluso a porta vuota di testa su cross da sinistra, quindi buona la prova di Milillo. Dicevamo, in occasione del rigore che è stato decretato dall'arbitro Zingarelli di Siena, il rigore il pareggio trasformato dall'ex Antonio Palma, in realtà De Grazia allontana il pallone, è da stabilire se colpisce da tergo Pavan, secondo me non c'erano gli estremi del calcio di rigore, questa è la mia valutazione. Sicuramente voi con il supporto delle immagini avete visto meglio perché in quel momento il pallone era nell'area teramana e c'era molta confusione. Intanto ti faccio sentire Massimo anche una breve intervista con Baggio Terracino che sta rispondendo alle domande. Perfetto. Di una collega. Ho gettato questo rigore a loro subito dopo il nostro e poi con l'espulsione, ripeto, c'è stata un'altra partita. Cosa è mancato a questo Teramo oggi per vincere, per ripetere quantomeno anche la stessa prestazione, quella vista contro la Triestina, no? Dove il Teramo ha sofferto, però alla fine ha portato via 3 punti? Ma io credo che ci è mancata un po' di fortuna, perché comunque la nostra prestazione l'abbiamo fatta da squadra, come sempre. Poi, peccato l'espulsione, ci ha costretto un po' ad abbassare un po' troppo per difendere il pareggio, magari non cercando di portare a casa i 3 punti nei minuti finali. Un punto che comunque, anche alla luce degli altri risultati, vi consente di muovere la classifica. Sì, guardando gli altri risultati è un punto guadagnato, rimane un po' l'amarezza per non aver vinto, però andiamo avanti. Ok, questo era Antonio Baggio Terracino, appunto, che ha risposto alle domande. Naturalmente il Teramo ha provato a vincere soprattutto nel primo tempo, poi nella parte finale anche con un uomo in meno ha sofferto un pochettino sportivamente parlando, perché Renate a quel punto con il suo 4-3-3 si è tirato tutto in avanti.
Sì, anche se Paolo c'è da dire, sì, è vero, quello che dici tu è giusto, perché in 10 uomini senza il capitano è chiaro che il Teramo ha sofferto, ma in realtà solo in teoria, perché c'è stata una vera occasione al 92esimo per il Renate, certo un gran diagonale che è sibilato di un niente al lato alla destra della porta difesa da Calore, l'autore di questo tiro era Di Gennaro del Renate, però per il resto insomma è riuscito comunque ad amministrare questo risultato, che diventa prezioso in virtù alla luce degli altri risultati che sono maturati in questa giornata. Infatti i punti di vantaggio sui playout restano 4, più 5 sul Fano che è in fondo alla classifica. È vero, il Teramo deve ancora riposare, lo farà dopo il match di San Benedetto di domenica prossima e poi avrà il match, diciamo così, salvezza tra virgolette, che servirà più al Fano che non al Teramo a mio avviso, proprio a Fano in terra marchigiana. Dunque due trasferte inframmezzate dal turno di riposo e poi si chiuderà il Bonolis con la Reggiana. Eh sì, quindi è un cammino in cui il Teramo dovrà fare io credo almeno 4 punti. Non sarà facile perché soprattutto a San Benedetto insomma, certo, ha anche perso, quindi sì, 2-0. Sicuramente sarà una gara molto difficile, però poi quella di Fano in effetti è uno scontro anche diretto e lì il Teramo non può permettersi, credo, di perdere. Poi l'ultima con la Reggiana si vedrà anche un po' quale saranno quale sarà la classifica delle due squadre. Intanto ti volevo far sentire anche alcune parole del tecnico Ottavio Palladini. Quindi quando non fai gol alla fine gioco forza, qualcosina concede agli avversari, anche se poi non è che abbiamo concesso tantissimo a Renate, e quindi dispiace perché la vittoria ci avrebbe fatto fare un grosso balzo in avanti. Invece questo pareggio quanto complica la questione? Ma più che complica, ci toglie dei punti importanti, vorrà dire che cercheremo di andarli a riprendere da qualche altra parte, perché se vogliamo salvarci direttamente dobbiamo prenderli da qualche altra parte. E domenica magari quella che è la sua partita? Ma non è che è la mia partita, io andrò a fare la partita sperando che il Teramo possa portare a casa un risultato positivo, perché la classifica ce lo chiede, quindi dobbiamo andare lì a fare la partita per cercare di tornare a casa con un risultato. Abbiamo sentito anche Ottavio Palladini, adesso Massimo io chiudo il collegamento perché adesso devo fare io l'intervista con Ottavio, altrimenti poi va in sala stampa. Perfetto, grazie. Perfetto. Grazie al nostro inviato Paolo Durante. Dunque abbiamo visto quello che è successo in questa giornata nel campionato di Serie C. Rivediamo intanto la classifica del torneo dopo 34 turni. La Teramo domenica prossima sarà di scena alla Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. Sarà una partita effettivamente particolare per Ottavio Palladini, che ha giocato nella San Benedettese tra le tante squadre in cui ha militato, il grande Ottavio Palladini, che ha giocato per ben 10 anni nel Pescara, gara primatista in fatto di presenze nel club biancazzurro, ma soprattutto Ottavio Palladini è di San Benedetto del Tronto, con la San Benedettese ha anche vinto due campionati da allenatore, insomma sicuramente una partita molto particolare. Il Fano ha 28 punti, è ultimo in classifica, il Fano ospiterà il Teramo dopo la sosta, quindi dopo il match di San Benedetto ci sarà la sosta per il Teramo, quindi Fano-Teramo e poi l'ultima il Teramo in casa con la Reggiana. Vicenza e Sant'Arcangelo hanno 29 punti, bisogna guardare la penultima posizione, la zona playout. In questo momento il Teramo conserva i 4 punti di vantaggio che aveva alla vigilia di questo turno, quindi è stato un risultato a conti fatti positivo. Il Gubbio ha perso a Fermo, tra l'altro a fermare in 10 uomini, espulso Manet, è riuscita a trovare il gol della vittoria con Sperotto nel finale. Dunque la Fermana si è tirata praticamente fuori, definitivamente fuori dalle acque limacciose della classifica. Fermana, nelle cui fila milita l'ex attaccante del Pescara, il sindaco Marco Sansovini. Dunque Teramo 33, Gubbio 32, Sant'Arcangelo e Vicenza 29 punti. Domenica San Benedettese Teramo, San Benedettese che ha perso la partita, si è da poco conclusa il match di campionato sul campo del Bassano. No,
dunque Bassano 2, San Benedettese 0, si sta giocando a Ravenna, siamo alla 26esimo, 0-0 il parziale tra Ravenna e Reggiana. Questa sera si chiuderà il programma alle 20.30 di fronte Albino Leffe e Feralpi Salò. Chiudiamo la pagina relativa al Teramo ricordando il risultato finale 1-1, entrambi i gol sono stati realizzati sul calcio di rigore nel secondo tempo, Bacio Terracino al quarto minuto, al 12esimo il pareggio, 13esimo per la precisione, il pareggio dall'ex Antonio Palma, classe 94 di proprietà dell'Atalanta che ha giocato due stagioni or sono proprio nel Teramo, poche presenze in realtà, una stagione molto sfortunata per questo giocatore che ha grandi qualità sul piano tecnico, ha firmato il pareggio sul calcio di rigore spiazzando Calore, ebbene Palma ha collezionato solo 5 presenze con un gol all'attivo due anni fa nella stagione in cui l'allenatore era Vincenzo Vivarini. Questi i gol, queste le notizie riguardanti Teramo Renate e tra l'altro c'è da dire che il Teramo ha giocato in inferiorità numerica dal 77esimo, espulso per fallo da ultimo uomo il capitano Speranza, 13 minuti più i 4 di recupero in 10 uomini, il Teramo di Ottavio Palladini che ha rischiato soltanto al 92esimo con un gran diagonale, ve l'abbiamo proposto, di Gennaro che ha lambito il palo della porta difesa da Tomas Calore. Le 18.58, allora passiamo ad occuparci del campionato di Serie D perché è stata una giornata molto importante per le formazioni abruzzesi, soprattutto per L'Aquila e Pineto. Vediamo infatti i risultati, Agnonese Vis Pesaro 1-1, la Vis Pesaro era in vantaggio fino a pochi istanti dal triplice fischio del direttore di gara, poi l'Agnonese ha pareggiato e quindi per effetto di questo risultato la Vis Pesaro è costretta ancora a inseguire, però adesso il vantaggio del Matelica che ha perso all'Aquila è sceso ad una sola lunghezza, tra poco vedremo la classifica. Campobasso, Pineto batte Campobasso 2-1, vittoria esterna anche per la Vastese 2-1 sul campo del Castelfidardo, a Fabriano Monticelli batte Fabriano 2-1, Francavilla batte Jesina 1-0, l'Aquila batte Matelica 2-1 in rimonta, tra poco anche i contributi del nostro inviato Enrico Giancarli con i due allenatori Pier Francesco Battistini e Tiozzo, tecnico del Matelica, Nero Stellati San Giustese 1-3, Recanatese San Marino 1-4, San Nicolò Avezzano, si è giocata questa partita sul neutro di Pineto 2-2 con l'Avezzano sotto di due gol, Avezzano che però è riuscita a reagire alla squadra di Federico Giampaolo nei minuti finali della contesa quando il risultato sembrava scritto, sembrava ridere ai colori del San Nicolò di Fabio Montani, invece c'è stato prima il gol del 2-1 e poi il pareggio nei secondi finali del match. Questa è la classifica, Matelica 65 punti, sempre in testa ma attenzione con un solo punto di vantaggio sulla Vis Pesaro a quota 64 quando restano da giocare 4 partite da qui al termine appunto del campionato della stagione regolare. Avezzano 52 al terzo posto, Avezzano ancora imbattuta, la squadra di Federico Giampaolo dall'inizio del girone di ritorno, questo è il 13esimo risultato utile consecutivo. Vastese 50, L'Aquila e San Marino 48, dunque L'Aquila in piena zona playoff come alla vigilia di questo turno insieme con il San Marino che ha battuto 4-1 la Recanatese in trasferta. Attenzione perché si avvicina il Pineto a quota 47 ad una lunghezza dunque dai playoff la squadra di Daniele Amaulo. San Giustese 45, Francavilla 44, Castelfidardo 43, Recanatese 37, Campobasso 36, Agnonese 34, San Nicolò 31, la zona calda della classifica, zona playout, Jesina 30, Monticelli 26, Fabriano 19, Nero Stellati 15 punti. Allora andiamo all'Aquila, il nostro inviato Enrico Giancarli, come già ricordato, ha avvicinato a fine match proprio i due allenatori, Pier Francesco Battistini, tecnico dell'Aquila, e Tiozzo, allenatore del Matelica. L'Aquila batte Matelica 2-1 in rimonta perché i marchigiani si erano portati in vantaggio con Tonelli, poi Padovani ha pareggiato, il gol vittoria del solito Boldrini, vediamo. Battistini, altra partita strepitosa dell'Aquila, non ha sbagliato praticamente nulla se non quei minuti iniziali di approccio contro una grande squadra.
Sì, contro una squadra che peraltro ha avuto la settimana tipo, può preparare la partita in maniera migliore della nostra e ha dei giocatori di qualità straordinaria, abbiamo preso quel gol, abbiamo cominciato un po' malaccio, non trovavamo le distanze in mezzo al campo, poi dopo quando l'abbiamo riprese la squadra è venuta fuori con le sue giocate, nonostante avessimo avuto un Boldrini in difficoltà dal punto di vista fisico, abbiamo fatto una fatica a tenerlo in campo per tanti minuti, ma lui ci ha ripagato con un gol di una bellezza straordinaria. Boldrini deve essere assolutamente premiato come miglior giocatore dei dilettanti, questo lo dico senza nessun problema, però a parte il giocatore singolo l'impegno di tutti quelli che sono entrati in campo è stato straordinario, quindi non potesse altrimenti vincere una partita così. In sala stampa ha lanciato però un messaggio importante, ha detto delle cose durissime tra cui riallacciateci la corrente. Sì, lo rischio, lo ripeto, stiamo nelle case senza la corrente da ormai da 2 settimane, credo che sia ora che qualcuno si muova concretamente per quello, per i nostri rimborsi, per concludere dignamente questa stagione, perché questa è una squadra che comunque sia non è arrivata ancora al 5º rimborso e continua a lavorare indefessamente, continua a lavorare in condizioni abbastanza precarie, al di là dell'aiuto dell'impegno che ci mettono i pochi volontari che ci sono, però è ora che qualcuno riconosca comunque sia che questa squadra si è comportata bene finora, ha portato il nome della città con orgoglio e con onore fino a oggi che è la 30ª giornata, manca ormai soltanto 1 mese alla fine del campionato, vorremmo delle risposte, insomma a questo punto non ci bastano soltanto promesse o cose diverse. Abbiamo dunque ascoltato Pierfrancesco Battistini, non abbiamo tempo per proporvi l'intervista al tecnico della Metallica Tiozzo, complimenti all'Aquila, 19:03 per il campionato di eccellenza, vi rimandiamo naturalmente al consueto format della domenica 19:45 con Tiziano Coccia, grazie a Danilo Cinquino in regia, a voi per l'attenzione, ancora una buona serata.